Bentrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo nel pomeriggio, poco dopo lo svincolo di corso Calatafimi in direzione Catania e all'altezza del bingo Las Vegas. Lo scontro ha interessato un furgone e un camion della RAP, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo siciliano. A perdere la vita è stato l'autista del furgone. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Arrestati 5 cittadini stranieri indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata, nonché dei delitti di tortura e sequestro di persona. L'indagine è stata avviata dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Palermo, a seguito di due sbarchi avvenuti a Lampedusa lo scorso 26 dicembre. Alcuni migranti avrebbero denunciato le violenze subite prima dell'arrivo in Sicilia. Riflettori puntati sul caso Ast, un incontro tra i sindaci dei comuni interessati dal preavviso di interruzione delle corse urbane a partire dal 1 marzo si svolgerà martedì 7 febbraio alle ore 11 nei locali dell'assessorato a Palermo. L'incontro, si spera risolutivo, è stato promosso dall'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò. Il trasporto urbano è a rischio in 14 grossi centri urbani siciliani. E in chiusura le previsioni meteo nella giornata di domani: i cieli della Sicilia saranno nuvolosi, ma fortunatamente non si aspettano precipitazioni. Deboli piogge al mattino soltanto sul litorale meridionale. La Protezione Civile regionale non ha infatti diramato alcuna allerta meteo. Bisognerà prestare attenzione alle condizioni dei mari. Le acque dello stretto di Sicilia si prevedono localmente molto mosse. Rispetto al freddo dei giorni precedenti, sull'isola è previsto l'aumento delle temperature minime, qualche raggio di sole in più. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata.